Ben ritrovati cari telespettatori di Info Cilento, è venerdì e come ogni venerdì torna un nuovo appuntamento di Paese che vai, Proloco che trovi, ormai lo sapete, di settimana in settimana conosciamo quelle che sono le Proloco ma anche le associazioni che abbracciano il territorio del Cilento, di Ano ed Alburni. E io oggi ho il piacere di ospitare l'associazione Cilento Lifestyle e la conosceremo attraverso le parole della responsabile Nicoletta Bertucci. Vedete già in collegamento, non è sola, ma è anche in compagnia di Fernanda Quaglia, guida escursionistica, ma ne parleremo nel corso della nostra chiacchierata. Intanto, benvenuta e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te per averci ospitato nel tuo programma. Grazie, grazie mille. Allora, iniziamo subito questa nostra chiacchierata partendo un po', dalla storia proprio dell'associazione Cilento Lifestyle. Sappiamo che, la sede, insomma, è a San Mauro Cilento, se non sbaglio, dico bene, diciamo come luogo di azione, ma poi si estende, ne parleremo non solo a San Mauro. E allora, Nicoletta, chiedo a te di raccontarci un po' la storia dell'associazione, quando è nata e come opera sul territorio soprattutto. Allora, l'associazione, buonasera prima di tutto a tutto il pubblico e grazie di nuovo a te. L'associazione è nata intorno al 2018, diciamo, dalla necessità di noi operatori turistici di mettersi insieme per, come si dice, dare una possibilità alle persone che venivano a trovarci di trovare un prodotto anche turistico di qualità. Negli anni, naturalmente, essendo cambiata la richiesta, anche l'associazione si è un attimino modificata perché le persone ci hanno fatto capire, gli ospiti, che venivano a trovarci, ci hanno fatto capire che non volevano solo il mare, ma volevano un momento di relax e un momento anche di approfondimento culturale, perché in fin dei conti San Mauro Cilento, che quest'anno nel 2024 compirà 1250 anni, quindi San Mauro Cilento è un vecchio signore, diciamo come paese, e quindi abbiamo risposto a questa domanda e abbiamo iniziato con l'ausilio e il supporto del professor Osvaldo Marrocco a proporre delle passeggiate storiche che portano le persone a conoscere non solo i luoghi che chiaramente li ospitano per brevi o lunghi periodi, ma anche a conoscere la storia chiaramente del paese dove loro hanno deciso di trascorrere le loro vacanze. Naturalmente, e lo vedremo in seguito con l'ausilio di Fernanda, San Mauro è soprattutto tradizione, storia, non è solamente mare, e è anche percorsi naturalistici ed escursioni e conoscenza. Quindi di questo ci parlerà un pochettino di più nel dettaglio Fernanda con la sua esperienza e con la sua collaborazione con la nostra associazione. Certo, prima di passare la parola a Fernanda, così da raccontarci un po' quello che è il percorso naturalistico, dicevamo che San Mauro, ma in generale tutto il Cilento, è ricco di bellezze storiche, culturali. Ecco, per quanto riguarda il riscontro anche da parte di cittadini e turisti, chiedo a te Nicoletta, com'è e soprattutto, insomma, quanto è importante promuovere e valorizzare il nostro territorio, perché spesso noi che lo abitiamo non ne conosciamo le bellezze, mentre invece abbiamo davvero dei tesori nascosti. Allora, purtroppo una carenza che adesso devo essere sincera, sta andando diminuendo molto, è il fatto di non conoscere appunto il proprio territorio, ma non solo come cittadino, ma soprattutto come operatore.
perché io ritengo che l'operatore turistico debba avere una conoscenza approfondita delle tradizioni e della storia del proprio territorio, perché l'ospite non è più un ospite casuale, l'ospite ti sceglie, sceglie la tua struttura, sceglie il posto dove andare e non solo per una mera convenienza economica, ma principalmente per conoscere il posto dov'è. E proprio per rispondere, come ti dicevo prima, a questa domanda, noi ci siamo attivati. E abbiamo creato nei vari punti storici, perché San Mauro, ti ribadisco, ha una storia quasi di più di 1.000 anni, quindi nell'accompagnare le persone che rispondono in modo molto positivo a questa cosa e anzi la richiedono, richiedono di fare dei corsi di cucina, richiedono di conoscere il territorio, di conoscere la storia. Io per esempio propongo sempre la lettura di alcuni testi, di alcuni libri e può sembrare strano, ma gli ospiti accettano di buon grado. Naturalmente scelgono quello che più si confà alla loro richiesta, però alcuni libri storici, alcuni libri che riprendano un pochettino le tradizioni e quant'altro, vengono letti e sono ben accetti. Quindi io ritengo che far conoscere il proprio territorio è una risposta assolutamente positiva, però deve partire da noi operatori turistici, chiaramente, e da chi come Fernanda fa il mestiere elargisce la conoscenza di quello che è il territorio. Certo, è importante soprattutto non concentrarsi anche solo nella stagione estiva, ma ecco, spalmare questi percorsi, ma in generale, insomma, anche tutte queste attività anche nei mesi invernali, perché è importante conoscere il territorio a 360 gradi. E non so se convenite con me su questa cosa. Assolutamente, assolutamente sì, ed è per questo che noi cerchiamo di, come sia la famosa parola che si sente quotidianamente, destagionalizzare, no? Cerchiamo di essere un posto accogliente e di accoglienza non solo nei periodi, nel mese di agosto, ecco, non lasciare che sia quella fascia di 15-20 giorni del mese di agosto a portare l'ospite nel nostro territorio. Infatti ne approfitto, giusto per titolo di informazione, si inizierà con la collaborazione con la cooperativa Nuovo Cilento, con il mese delle erbe ad aprile, dal 5 al 30 aprile. Infatti verrà proposto vari eventi, in collaborazione anche con le strutture ricettive che vorranno aderire naturalmente, affinché anche nelle colazioni, nelle cene, nei pranzi si possa offrire qualcosa che viene dal territorio e che tu stesso contribuisci a raccogliere, a conoscere, a portare sulla tavola. Quindi la prima, per quanto riguarda strettamente l'associazione di Cilento Lifestyle, sarà proprio il mese delle erbe dal 5 al 30 aprile, nella quale ci saranno anche dei percorsi storici guidati e supportati dal professore Marrocco e da me. Quindi Cilento, storia, cultura, enogastronomia, ma dicevamo anche natura e paesaggi bellissimi. È per questo che abbiamo, insomma, con noi anche Fernanda Quaglia, guida ambientale escursionistica AIGE, promotrice responsabile di Cilentamente. Spero di aver detto tutto in modo corretto. Fernanda, so che tu sei nata in Emilia e Romagna, però cresciuta ad Albanella, quindi insomma, le tue radici possiamo dire affondano nel Cilento. Ecco, facendo un passo un po' all'indietro, come e quando è nata la tua passione per la natura? E poi ci racconterai quello che è stato il tuo percorso, insomma, professionale ad arrivare fino ad oggi con questi percorsi naturalistici che tu organizzi. Ok, allora grazie innanzitutto di avermi invitato e con piacere mi associo a tutto ciò e sposo tutto ciò che ha detto Nicoletta fino ad ora. E in più aggiungo
e non volendolo nemmeno separare fondamentalmente, perché parliamo di naturalismo, cioè percorsi naturalistici, ma alla fine non sono altro che le vecchie vie di percorrenza di una volta, quindi il tutto si ricollega sempre al paese. Quindi tutto questo nasce proprio perché la prima ad appassionarsi, ad entusiasmarsi di tutto questo sono io. Sono principalmente io, infatti poi non potrei mai parlare di qualcosa che non mi piace, non ci riuscirei, insomma, quindi la passione è importante in questo. E quindi quando noi ci approcciamo a questi percorsi naturalistici, così come ho fatto io, un po' a rivivere le nostre radici, l'infanzia, per qualcuno addirittura magari qualcosa di atavico che non sa nemmeno di avere, ma quando poi vive l'esperienza si rende conto che è qualcosa che le piace profondamente. E la risposta c'è sempre una crescente richiesta, la gente ha bisogno di tornare alla natura, in quanto noi come uomini siamo natura, e in più di vivere quelle che sono le esperienze autentiche. Purtroppo nelle parti cittadine, nelle città più urbanizzate e centri più grandi, per così dire, l'aspetto umano sta avvenendo un po' meno a volte, la gente si scontra, a malapena si saluta, insomma, c'è quell'elemento umano che invece all'interno dei piccoli centri, come i nostri piccoli paesi, anche spopolati, ancora è molto viva. E quando qualcuno dalla città arriva e si ritrova da noi con i nostri tempi umani, perché sono tempi umani, non sono tempi lenti come vogliamo sempre dire, ma in realtà sono tempi umani, e si ritrova a vivere qualcosa di bello, a tornare a se stesso, a quello che realmente. Quindi è qualcosa anche di più profondo del turismo stesso. Quando parliamo di turismo esperienziale, è perché quando riesci a vivere qualcosa del genere, tu vivi un'esperienza. La vivi e magari ne torni anche cambiato. Quando ritorni, torni cambiato con un punto di introspezione in più che hai avuto durante questi percorsi. In città è difficile che tu ti puoi fermare col frastuono delle auto, il caos, la fretta, ti puoi fermare e avere un momento introspettivo con te stesso e con quello che hai intorno. Mentre qui, all'interno dei nostri piccoli paesi, dei sentieri che poi dal paese ci avviamo a fare verso la parte più naturale, magari un po' abbandonata, qualcuno una volta mi diceva noi dobbiamo tornare alla montagna perché vivevamo in montagna. Una volta la montagna era la parte più viva della società rurale, il mare era meno frequentato, per così dire, se non nei borghi dei marinari, insomma, i borghi marini, ma la vera vita si svolgeva all'interno dei paesi più a monte, insomma, collinari. Anche perché, perdonami se ti interrompo, la zona collinare e montana è quella più antica, in particolar modo quella intorno al Monte della Stella, che praticamente abbraccia proprio con i declivi, con i pendii, abbraccia proprio i paesi che lo circondano. Infatti, uno dei percorsi che tu proponi, se non mi sbaglio, è proprio l'anello del Monte Stella, insomma. Esatto, il Monte della Stella per me è importantissimo, anticamente Monte Cilento, ed è quello che è il fulcro del territorio del Cilento antico, per dirla così, e noi questo lo divulghiamo molto spesso. Io divento guida 5 anni fa, per tornare al fatto perché faccio la guida, mi sono sempre occupata lavorando nello stagionale col turismo di mare e poi ho capito che anch'io avevo bisogno di qualcosa in più. E 5 anni fa ho preso la decisione di divulgare quello che è la bellezza interna di questi posti. Monte della Stella, in particolar modo, mi ha segnato profondamente, a tal punto da decidere di cambiare drasticamente vita. E 5 anni fa decido, faccio il mio corso di formazione, perché io sono dell'idea, come diceva, bisogna essere formati. Bisogna essere preparati per divulgare, bisogna diventare professionisti del settore turistico. Non è più tempo di farlo in maniera amatoriale, ma c'è bisogno di un lavoro dietro alle spalle continuo. Non lo puoi fare per hobby, perché il turismo è un lavoro vero e proprio, e questa parte di turismo lo richiede assolutamente. E io divento guida perché incontro il Monte della Stella, mi affascina a tal punto, in maniera, ripeto, profonda, da dover decidere di cambiare vita e decidere che secondo me andava visto, e la storia di questo posto così antica, così importante, andava riscattata. E io con Cilentamente lo facciamo.
facciamo attraverso le nostre escursioni, che non sono, a volte le persone ci dicono: ma si cammina tanto? Si cammina tanto, ma in maniera lenta, perché noi ci piace fermarci e osservare il paesaggio, raccontarlo, narrare il paesaggio e capire e prendere consapevolezza di ciò che abbiamo intorno. A proposito proprio di questi bellissimi percorsi, mi sembra di capire che c'è proprio, insomma, è una vera e propria esperienza, no? Anche magari, non so, sensoriale, ma proprio un rapporto con la terra, con la natura, quindi questo è importante. Per raccontare un po' anche ai nostri telespettatori, come sono strutturati questi percorsi, ecco, per parlare un po' più, nel dettaglio, o se qualcuno, insomma, ha voglia di partecipare, come può fare? Raccontaci un po' meglio come si svolgono questi percorsi naturalistici, Fernanda? Allora, noi in realtà con Cilento Lifestyle siamo entrati in contatto proprio da subito, proprio 5 anni fa, e contemporaneamente ho creato Cilentamente. E quindi, facendo loro la parte, innanzitutto bisognava partire dal paese e andava raccontato un attimino il paese, perché, ripeto, è importante che le persone capiscano dove si trovano. E da lì poi ci avviciniamo alla parte naturalistica. Noi prepariamo queste escursioni e le pubblicizziamo sui social, ovviamente, cioè abbiamo 2 pagine. E attraverso la rete che facciamo con altre associazioni come Cilento Lifestyle, e noi ogni anno, cioè ogni mese, pubblichiamo il nostro calendario quando ci riusciamo, perché poi quando arriva l'alta stagione, purtroppo siamo un po' impelagati nelle varie richieste turistiche, perché lavoriamo con agenzie e tour operator. Oltre a fare le nostre escursioni, che sono un po' più amatoriali per tutti, noi rispondiamo alle richieste delle agenzie dei tour operator, perché, ripeto, la richiesta di percorsi naturalistici con gruppi da parte di agenzie, non solo di provenienza italiana ma anche estere, è alta. C'è sempre stata, ma adesso sta crescendo in maniera veramente importante, e è importante anche farsi trovare preparati. Quindi niente, si viene a conoscenza. Quello che funziona di più è il passaparola. Fai un evento e Assolutamente sì, l'altro porta l'altro. assolutamente sì. E comunque c'è una risposta abbastanza importante e molte volte si possono fondere entrambe le cose. Infatti è capitato con il gruppo CAI di Salerno, che si sono divisi e un gruppo è venuto con me, il professore Marrocco, a visitare i siti più antichi, diciamo, tutte le postazioni più antiche che sono nel nostro percorso, che partono dalla piazza Serra, cosiddetta oggi chiamata Piazza Autari, Mazzarella, quindi la piazzetta San Nicola, la chiesa di San Nicola che risale al 1400, la casa dei Guariglia degli Speziali, la chiesa del Carmine, che è una delle chiesette più antiche. La chiesa dell'Addolorata, antica chiesa greco-ortodossa dedicata a Santa Sofia, e poi, diciamo, con il Concilio di Trento diventata una chiesa cristiana alla devozione della Madonna Addolorata, che viene festeggiata tutti gli anni dal lunedì in albis fino alla domenica successiva di Pasqua. E quindi poi per poi finire al Museo Eleusa, dove sono raccolte tutte le cose più antiche che sono state raccolte nel tempo dal professore Marrocco, dal punto di vista storico. Infatti, nel Museo Eleusa ci sono praticamente dei testi antichissimi risalenti al XV secolo. Ci sono conservati dei coppi in terracotta ancora con le date incise sopra. C'è il tesoro dell'antica congrega, perché si sa che nel Cilento c'è questa cultura delle congreghe, no? Ma quella di San Mauro è la più antica. Da quella poi sono nate tutte le altre. Al momento, purtroppo, San Mauro è uno dei pochi paesi che non ha più la sua congrega. Noi speriamo un domani di poterla
ripristinare, però sono conservati gli antichi abiti del priore, ci sono questi testi, ci sono delle cose veramente interessanti e ascoltarle dalla voce che ha studiato per 40 anni questa storia di San Mauro, è come riviverla. Infatti molte persone ci dicono, e penso che Fernanda abbia la stessa esperienza, sembra di fare un salto nel passato, perché è il modo come viene raccontata la storia che tu viaggi, fai un viaggio con la fantasia, perché oggi non si riesce più a sognare. Siamo troppo presi da troppe cose e quindi non si riesce più a sognare. Quindi speriamo sempre con questi percorsi, per quanto ci riguarda storici, per quanto riguarda Fernanda, andare a riportare, avvicinare l'uomo alla natura, li facciamo un po' sognare, cerchiamo di regalargli un sogno, ecco. Assolutamente d'accordo, si corre sempre, no? Tutti i giorni e quindi sognare e anche concedersi del tempo di qualità, perché se non erro, ho visto prima un hashtag particolare, no? Organizza il tempo in qualità e quindi questo mi sembra un messaggio davvero insomma, bellissimo da condividere. Ecco, Nicoletta, hai un po' anticipato quello che appunto volevo chiederti più tardi. È bello anche lavorare in squadra, fare rete e lavorare in sinergia. Questo che avete creato voi, insomma, è un connubio secondo me perfetto perché unisce cultura, storia, ma anche natura. Quindi anche questo per i nostri territori è importantissimo. Assolutamente sì, credo che fare squadra sia l'arma vincente, ma fare una squadra che non debba essere rivaleggiante. Ecco, bisogna collaborare, è chiaro che ognuno porta la propria esperienza, noi ci avvaliamo, come ribadisco, del professore Marrocco perché è la memoria storica, cioè qualunque cosa gli viene chiesta, lui ne ha memoria, ne ha conoscenza e questo è importante conoscere le proprie radici, conoscere le proprie origini e vedere che praticamente tutto rinasce e tutto può rinascere. Come anche negli ultimi tempi, negli ultimi anni, è stata riportata in auge il Museo Vivo della Mascherata, che chiaramente è l'antico carnevale che si fa a San Mauro Cilento. Ogni anno viene riproposto l'ultima domenica di carnevale e il martedì di carnevale. Sono maschere antichissime in terracotta, vecchie storie. Storia che viene raccontata in mezzo ai vicoli del paese. Quindi queste persone raccontano la storia di un padre che vuole far sposare le sue 12 figlie e quindi le deve proteggere da chi invece le vuole insidiare. È un momento di aggregazione perché diciamo a questa mascherata partecipa la gran parte delle persone del paese. Chiaramente ha uno scopo, diciamo, nasce dal fatto che il popolo deride il signore. Quindi viene ridicolizzato il medico, il notaio, il sacerdote, sono tutte figure che nell'antichità avevano chiaramente una loro rilevanza, una loro importanza, vengono ridicolizzate e chiaramente il padrone si deve stare, così come si suol dire, perché è carnevale e tutto è concesso. Quindi quando tu mi chiedevi di destagionalizzare le visite nei nostri territori, a febbraio c'è l'occasione del carnevale, ad aprile c'è il mese delle erbe, di solito la settimana immediatamente dopo Pasqua c'è la festa della Madonna Addolorata.
che contrariamente ad altri paesi, noi il nostro santo patrono è San Mauro Cilento, quindi San Mauro Martire, ok? Però la festa più importante per i sammauresi è la festa di devozione della Madonna Addolorata, perché ci ricorda un miracolo fatto da questa statua della Madonna, che purtroppo in un paese che stava subendo una siccità incredibile nel 1700, fu portata in processione nelle varie campagne dai Walani, che erano gli aratori, insomma, i contadini dell'epoca, e la portavano in processione in tutte le campagne per far sì che piovesse. Ebbene, la Madonna fece questo miracolo. E non poterono riportarla più nell'antica chiesetta, ma la dovettero fermare nella chiesa parrocchiale e vi rimase per una settimana, perché piovve per una settimana. E paradossalmente può essere anche il più bel giorno dell'anno, come sole, caldo, il giorno di Pasqua, il giorno di Pasquetta quasi Oddio. sempre cattivo tempo. E quella settimana comunque piove. È tradizione anche quella. L'anno scorso, per esempio, la festa della Madonna Addolorata si è prolungata per un'altra settimana perché la domenica che doveva risalire nella sua chiesetta non la potemmo portare perché fino alle 2 piovve a dirotto e quindi non la potemmo portare fuori. Evidentemente il popolo rispose in senso positivo e favorevole e disse evidentemente abbiamo bisogno della sua presenza in chiesa e quindi Ecco, ce la teniamo un'altra settimana. certo, è fede e cultura che si uniscono, insomma, tradizione, tutto molto, molto bello. E allora, a proposito anche di appuntamenti, chiedo a Fernanda anche di darci qualche indicazione utile per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con i percorsi, naturalistici. Fernanda, a te. Allora, noi abbiamo il calendario siamo riusciti a mettere su finalmente in maniera programmata, perché la programmazione è anche un altro fattore importante per potersi organizzare a livello turistico. E la verità è che siamo ancora troppo pochi, cioè servirebbe un bel po' di gente a lavorarci dietro, però quei pochi che siamo tentiamo di fare il massimo, insomma, e noi ci lavoriamo quotidianamente, non è, ripeto, non è una passione oppure soltanto un hobby, ma è lavoro vero e proprio. Noi facciamo le guide ambientali per escursionistiche per professione e siamo in regola fiscalmente, quindi ripeto, è una vera e propria professione, benché sia poco conosciuta, però si sta sviluppando anche questa. E noi abbiamo messo su questo programma marzo-aprile, ci siamo riusciti questa volta e faremo una serie di escursioni, ovviamente che saranno fatte durante i weekend, perché la gente durante la settimana lavora, quindi poi il sabato e la domenica vuole fuggire dalle città e dalla loro condizione lavorativa. Per cui scappano, prenotano con noi, ci chiamano e poi noi gli diamo una serie di dettagli ulteriori perché è importante anche venire equipaggiati in maniera consona perché ad esempio alle nostre escursioni, ci tengo a dirlo, non si partecipa con altra scarpa se non quella da trekking perché è importante. E quella è l'unica cosa che richiediamo in assoluto. Quindi niente, diamo una serie di dettagli, come devono venire, a che ora devono venire, ci diamo appuntamento. Per quanto riguarda San Mauro, di solito ci incontriamo nella bellissima Piazza. piazza di San Mauro Cilento e da lì partiamo a piedi per raggiungere poi, ovviamente, prima tappa il piccolo bar, dove c'è anche il piccolo prodotto tipico da poter prendere, il fico secco da portare in escursione come frutta secca, anziché magari quelle un po' più industrializzate. E quindi ce ne andiamo e passiamo circa dalle 5 alle 6 ore, poi dipende dall'andamento del gruppo, a passeggiare. Facciamo un percorso ad anello che da San Mauro parte, ci porta su fin sulla vetta, con varie tappe bellissime, che sono sia tradizionali, sia di folklore, sia di religione, insomma, c'è tutto lassù. Tutto ciò che è giù all'interno del paese, noi lo trasportiamo all'interno della natura, nella parte alta, anche perché, ripeto, il paese frequentava la montagna e quindi erano posti frequentatissimi che hanno una storia dietro importantissima. Quando arriviamo là, facciamo sì che le persone possano immaginare tutto quello che c'è stato una volta. Spesso lo dicono anche anticipatamente, dicendo di qui si
respira un'aria particolare. E sì, tu c'hai ragione, perché qui anticamente c'era qualcosa di importante, tipo abbiamo la famosa, sul nostro tragitto c'è la famosa Preda Rumulacchio, la cosiddetta, qualcuno l'ha definita un po' di tempo fa la Stone Age del Cilento. Ma sì, vabbè, la fantasia e la creatività ogni tanto esagera, però ci piace quando arriviamo là a raccontare quello che realmente era a livello tradizionale per le persone di San Mauro e non solo, e erano culti dedicati alle rocce, cioè vicino alle rocce. I culti delle rocce ce l'abbiamo in tutta Italia, insomma, in tutto il mondo, e a partire dalla preistoria, insomma, fino ai giorni nostri, si è tramandato in qualche modo andando là a propiziare qualcosa di bello ad una roccia in una forma particolare, che per anni è stato magari un punto d'arrivo per chi faceva i suoi pellegrinaggi a piedi. Insomma, ci sono delle storie importanti dietro, quindi Infatti, una cosa importante è che la chiesa del Carmine, che come ho detto prima risale al 1400, ma il primo presidio si presuppone sia sorta, sia stata costruita intorno al 900 d.C., era proprio un ospizio per i viandanti. Chi attraversava e andava verso il Monte della Stella trovava un punto di ristoro nel piccolo convento annesso alla Madonna del Carmine. Quindi c'erano varie chiesette, vari piccoli conventi dove si faceva accoglienza, perché prima il rapporto umano era molto importante, cioè l'aiutarsi l'uno con l'altro, cosa che oggi purtroppo si è un pochettino persa, purtroppo, ribadisco. speriamo, speriamo di ritrovare allora tutto questo. Allora, ragazze, io vi ringrazio per essere state qui con noi, perché è stata una chiacchierata bellissima e interessante. Quindi davvero grazie per averci raccontato del vostro lavoro e della vostra passione, perché dalle parole, insomma, si sente tutta la vostra passione per il territorio e non solo. Quindi grazie. Bene, bene. Grazie, grazie e buon Grazie lavoro. a te. Grazie altrettanto. Certo, ci vedremo in giro. Assolutamente. Grazie, alla prossima. E allora, un'altra puntata di Paese che vai, Proloco che trovi, termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averci seguito e rimando l'appuntamento a venerdì prossimo.